Cerchio e seno. Per avere più chiaro il concetto di individuo, inteso come entità incarnata e quindi del sorgere della coscienza, giova risalire ai primordi, o meglio all'origine delle forme animali definite superiori, tralasciando di prendere in considerazione le forme di vita vegetali e tutte quelle forme di vita che si riferiscono al mondo degli organismi inferiori, e cioè il mondo degli esseri monocellulari, il mondo degli insetti, eccetera. In quanto in tali forme la coscienza è latente e non operante. Avrete capito, figli, che nel primissimo sorgere della coscienza l'individuo è in realtà quasi nullo. Ne prenderemo in considerazione il microcosmo, e cioè i virus, i batteri e così via, poiché in tale stadio regna la quasi incoscienza. Dopo tali necessarie precisazioni, procediamo. Con l'emergere della prima luce e con il determinarsi in sua funzione della prima ombra di subcosciente, cominciarono a crearsi le premesse per la necessità di conservare i riflessi e le intellezioni che, nel processo del divenire cosciente, via via affluivano al subcosciente. Lo spirito sentì così la necessità di organizzare uno strumento che tenesse in ombra, e cioè nell'oblio, quanto dalla coscienza veniva devoluto al subcosciente e quanto attualmente alla coscienza non serviva. Si originò così l'organizzazione del cervello sulla base di una perfezionata materialità, ma il conservare le cognizioni non era tutto. La conservazione, infatti, doveva avere per presupposto che tutto ciò che veniva conservato doveva essere anzitutto conquistato. In altre parole, il divenire della coscienza e il suo progresso nell'ambito del mondo esterno non poteva praticamente effettuarsi se non attraverso una azione nel mondo esteriore stesso. Affinché questo agire si determinasse, era necessario che in qualche modo lo spirito avesse la capacità di sentire concretamente il mondo esterno e che potesse operare nella realtà materiale mediante uno strumento che ne possedesse la capacità. È così che sorse la necessità di concretare un mezzo avente la virtù di agire e di svelare alla coscienza il mondo circostante. Fu in seguito a tale necessità che la volontà e la forza dello spirito, permeando la materia, foggiarono il corpo, usufruendo ben inteso delle universali leggi divine. Cervello e corpo si organizzarono quindi nell'individuo, in connessione alle esigenze della coscienza, e per rendere concreta la dialettica tra subcosciente e coscienza, tra intellezione e sensazione e tra pensiero e azione.